Le volevo chiedere questo. Lei ha detto, era mi pare il 20 settembre, è uscito sul Fatto Quotidiano, non smentita, sono arrivato a Siena e ho visto la massoneria al lavoro. Ce la spiega meglio questa? Ah, certamente, allora io purtroppo quando vedo dei fenomeni che non riesco a spiegarmi e vedo dei legami fra persone che non riesco a spiegarmi, parlo della massoneria, poi possiamo parlare di altro, però quando sono purtroppo un animale razionale e faccio fatica a capire alcune cose, quando ci sono troppe cose che non riesco a Ma ha un nome e spiegarmi, cognome la no, massoneria a non. Siena? No, Nella guarda, sua qualcosa esperienza? vedeva, sì, ce la Non. racconti la No, massoneria. beh, vedevo e ho visto, ad esempio, delle scelte di persone basate su motivi che non riuscivo a Cioè, capire. lei Quindi. eliminava la competenza, il merito, magari rimaneva solo la massoneria, Beh, diciamo. Ci arrivava per eliminazione. restavano le appartenenze. In genere si pensa, quando si parla di Siena, che le appartenenze fossero quelle verso il vecchio Partito Comunista, poi scavi e scopri che c'era una trasversalità, ad esempio. Allora dici, ma come mai c'è questa trasversalità? Questa C'erano trasversalità persone. gestiva risparmi degli italiani. C'è stato un Beh, altro no. caso che ha molto colpito gli italiani, il caso di Banca Etruria. No? Addirittura il vicepresidente, padre della ministra Boschi, è andato a fare una riunione con Flavio Carboni, che non è solo massoneria, sono proprio i misteri più viscidi dell'Italia, più vischiosi. Cosa porta con sé il mondo delle Ma banche? Floris, purtroppo qualcuno che è venuto da me mi ha detto guarda, io sono massone, non c'è mai stato, no?